Sei piume di ornamento. Domanda: gli animali come considerano l'uomo? Guida. Gli animali considerano l'uomo un animale superiore, proprio come noi riteniamo un individuo particolarmente evoluto, un superuomo. È male che l'animale superiore tenda a comportarsi con crudeltà nei riguardi dei suoi fratelli più giovani, piuttosto che con compassione e comprensione. In effetti, egli rappresenta la causa principale delle sofferenze subite dagli animali. Se l'uomo uccidesse soltanto allo scopo di nutrirsi o perché minacciato da belve feroci, ciò sarebbe conforme alle leggi della natura. L'uomo invece tortura gli animali perché possano fornire pellicce e piume di ornamento. Uccide per praticare quello che egli chiama sport e abilità nel tiro, noncurante della sofferenza che causa a creature meno equipaggiate e pertanto non in grado di difendersi. Tale crudeltà senza senso porta a manifestazioni di paura che è l'emozione che più di ogni altra ritarda l'evoluzione. La paura verso l'animale superiore inizia nelle forme più elementari della vita animale e perdura in tutte le specie successive, fino a quando gli animali si trovano a contatto con l'uomo nella vita domestica. A questo punto la paura, che era nata negli stadi iniziali, lentamente ma definitivamente è sostituita dall'amore. Ciò avviene gradatamente, poiché il progresso degli animali lungo il cammino dell'evoluzione è lento.